Ciao a tutti amici di SoPills e benvenuti a questa nuova puntata, la prima puntata del 2022. E innanzitutto fatemi fare gli auguri a tutti voi, spero che abbiate passato delle belle festività e soprattutto che il meteo vi abbia assistito, cosa che non ha fatto per il sottoscritto, visto che non sono riuscito a scattare un singolo light frame con il mio setup perché è stato sempre o nuvoloso oppure c'è stata una nebbia davvero assurda, soprattutto il periodo di Natale, dove di giorno era molto sereno, ma la sera, a causa anche probabilmente della temperatura un po' elevata, risaliva una nebbia dalla vallata che era una cosa allucinante, tant'è che la sera di Capodanno c'era così tanta nebbia che non riuscivo a vedere neanche fuori dalla finestra della casa di un mio amico. E per fortuna che non ho montato la sera di Capodanno, perché molti siti meteo mi davano bel tempo con bassa umidità, invece c'è stata un'umidità così terribile che probabilmente avrei dovuto buttare tutto il setup. E quindi per fortuna che diciamo sono stato un po' cauto sul piazzare il mio setup e me la sono cavata così. Ma ad ogni modo, ragazzi, so che il titolo di questa puntata avrà fatto sobbalzare molti di voi dalla sedia, soprattutto anche i miei strettissimi collaboratori, che probabilmente non si aspettavano un video del genere, un titolo del genere. E però fatemi fare una doverosa premessa e fatemi parlare un po' di quello che è stato AstroPills finora e di quello che sarà, di quello che accadrà. Innanzitutto, come è doveroso fare, cioè come mi sento ovviamente di fare, voglio ringraziare tutti quelli che in questi due anni mi hanno supportato in qualsiasi modo, lasciando un mi piace su un video, lasciando un commento, scrivendomi sui vari canali social, su Instagram, Facebook, che si sono iscritti al gruppo Facebook e hanno contribuito a far crescere il gruppo, sia non solo a livello numerico di membri iscritti, perché quello, ragazzi, ve l'ho sempre detto, poco conta, ma a livello proprio qualitativo di contenuti, di esperienze dirette con la fotografia astronomica, sia essa vista da un punto di vista del setup, della gestione dell'hardware oppure della gestione del software in fase di elaborazione. Quindi, ragazzi, che dire, se mi guardo indietro, due anni sono passati davvero molto molto in fretta. Questo canale è partito con una forte impronta anche astronomica, che diciamo di divulgazione astronomica, che nel corso del tempo ammetto che un po' si è persa, anche perché un po' per motivi personali, per una questione di tempo, un po' perché ho visto che il trend, diciamo, di interesse era più rivolto alla fotografia. Questo canale ha preso molto di più una direzione che va verso il lato tecnico della fotografia astronomica che della divulgazione astronomica, e questa è una cosa che non è che mi dispiace, però mi sarebbe piaciuto portare avanti un po' di più la parte astronomica. Il discorso è che produrre un video di astronomia è paradossalmente molto più complesso che di astrofotografia, perché sia in fase di editing del video, che, diciamo che un video dove parlo ad esempio di PixInsight, per me è molto semplice, perché mi metto davanti al computer, accendo PixInsight, mi riprendo mentre quello che faccio, spiego quello che sto facendo ed è molto semplice. Un video astronomia invece richiede che io approfondisca anche certi argomenti per evitare di dire fesserie, quindi anche se li conosco li voglio approfondire e voglio essere certo di riportare tutti gli argomenti nel modo giusto, e poi anche in fase di produzione, ecco, diventa un po' più complessa la cosa, perché richiede più asset grafici, richiede tutta una serie di cose che video di astrofotografia non richiedono. Ora, rispondendo un po' al quesito del titolo di questa puntata, diciamo giunta la fine di questo canale di AstroPills? Siamo arrivati al capolinea. Allora, perché questa domanda? Perché spesso me lo sono chiesto anche io, ma anche alcuni degli iscritti al canale o anche alcuni amici miei che diciamo non seguono il canale, non sono astrofotografi, ma a volte mi chiedono un po' come va Marco con il canale, quanti iscritti hai raggiunto e via discorrendo, e mi hanno posto la domanda: ma arriverai a un punto nel quale tu non avrai più niente da dire, non avrai più niente da raccontare? Me la sono posta anch'io questa domanda, e diciamo che un po', anche se guardiamo il discorso da un punto di vista creator di YouTube, se uno volesse fare una puntata ogni settimana, beh, trovare gli argomenti di cui parlare
si potrebbe fare, però bisognerebbe cominciare a fare un tipo di produzione del tipo come installare Stellarium sul proprio computer. Ragazzi, io queste puntate non le voglio fare, anche perché il progetto di AstroPills è nato per la divulgazione astronomica, astrofotografica e soprattutto per rispondere a tutti quei quesiti che o problematiche che io nel corso degli anni ho incontrato e diciamo è quello che mi sarebbe piaciuto avere quando ho cominciato come canale, diciamo, di supporto e di aiuto. E devo dire che personalmente credo di esserci riuscito, anche perché non me lo dico da solo, me lo dite voi ogni giorno nei commenti in privato sul gruppo Facebook, e quindi ecco, penso di aver centrato perfettamente l'obiettivo, e di questa cosa sono molto molto contento. Però è altresì vero che continuare a produrre video su una scala settimanale mantenendo quel tipo di qualità e tipo di contenuto che voglio produrre non è sempre semplice, perché ripeto, escludiamo che il fatto che a me non piace fare ad esempio recensioni di prodotti, e questa è una grossa fetta dei video di astrofotografia che si possono fare. Perché non mi piace? Perché innanzitutto non mi piace utilizzare una strumentazione che non sia mia per un periodo di tempo, perdere anche tempo che io invece potrei utilizzare per fare fotografia con la mia attrezzatura, con il mio setup, che mi piace tantissimo, e voi lo sapete che io non sono uno scimmiato di attrezzatura, assolutamente no, forse sarò un astrofilo tipico poco male, ma quelle poche cose che mi piacciono me le studio a fondo, le condivido con voi e vi faccio una recensione di quello che uso realmente. Però anche diversi negozi mi hanno contattato per fare recensioni di camere, telescopi, montature. A me, ragazzi, non piace, ma non perché voglia snobbare questo genere di attività, ci sono altri youtuber che lo fanno e lo fanno anche bene, ci sono anche altre persone che lo fanno nei gruppi Facebook in maniera, diciamo, testuale, ok, e lo fanno sicuramente meglio di me. Io, se devo trovare un riempitivo per questo canale in quella dimensione, beh, state certi che non lo farò. Quindi quello che mi piacerebbe fare per questo canale e quello che voglio pianificare per questo 2022 è un tipo di contenuto che continui a parlare della mia astrofotografia, ovvero mi piacerebbe fare più video sul campo, cosa che l'anno scorso non ho potuto fare, ma quello è una cosa che purtroppo non dipende da me, ma dipende dal meteo. Quindi se io ho 3 mesi di meteo dove mi fa davvero schifo e mi piove tutti i giorni, io non è che posso uscire sul terrazzo e farvi un video fake di come ho fotografato, che so, la nebulosa di Orione. No, non posso farlo. Quindi ecco, questo è un video che dipende un po', una tipologia di video che dipende un po' dal meteo e non posso controllare io. Quello che mi piacerebbe fare sarebbe di fare un po' più live, di fare una sessione mensile. Questa è una cosa che avevo già detto in passato, non ho poi organizzato, ma il mio buon proposito per il 2022 è di avere una sorta di Astro Talk una volta al mese, non so, l'ultimo giovedì del mese, la sera verso le 9, 9:30, per un'ora scegliere un argomento di cui si parla e parlarne con voi. Io posso portare degli sottoargomenti di questo argomento principale del quale parlare, che so, facciamo una talk di PixInsight legato alla calibrazione o legato all'elaborazione, oppure facciamo qualcosa legato alla gestione del setup e via dicendo. Però poi ecco, è come se fosse un convivium dove tutti quanti noi parliamo e condividiamo le nostre esperienze, e perché no, se qualcuno se la sente anche di intervenire nella live, io lo posso ospitare, perché StreamYard mi dà la possibilità di aggiungere persone al volo. E quindi ecco, è una cosa che mi piacerebbe fare, questa è una seconda tipologia di video. Poi per il resto, per quanto riguarda ad esempio l'elaborazione di PixInsight, ci sono alcuni argomenti che voglio continuare a trattare. Ci sono argomenti molto specializzati che vorrei trattare anche con il mio maestro Attilio, ne abbiamo già parlato. Penso che un paio di questi, almeno uno di questi, dovrebbe arrivare non troppo in là. E per il resto invece, per quanto riguarda il discorso di PixInsight o astrofotografia in generale, una cosa che ho deciso di fare e che finora non ho mai fatto, ma visto che c'è l'incessante, la continua richiesta da parte di molti di voi, è quella di fare delle sessioni private.
Sto pensando come gestire questa cosa qui delle sessioni private, ma se siete interessati potete scrivermi all'indirizzo email, lo trovate anche sul canale astropills.it@gmail.com, oppure potete contattarmi sui vari canali social. Sto cercando di ragionare, sicuramente se saranno dei corsi privati individuali avranno dei prezzi davvero nazional popolari, perché come sempre anche questi fondi verranno devoluti per una giusta causa, che è quella del supporto degli animali di strada, e quindi ecco, saranno prezzi davvero molto accessibili. Però il ragionamento che ho fatto è: se ci sono tutte queste persone, io ho la possibilità di aumentare il volume di donazioni nel 2021. Adesso non ho fatto bene i conti precisi perché sto aspettando ancora i risultati della mostra, però tra YouTube e mostra parliamo di circa 500-600 euro. Beh, perché non portare l'anno prossimo, per il 2022, questa donazione a 1000 euro? E sarebbe una cosa bellissima, e non vedo perché non farla, ecco. Ripeto, questo canale, la cosa bella di questo canale è che non è mai nato con lo scopo di lucro, perché non ho bisogno di non voglio fare questo per vivere, perché l'astrofotografia per me deve essere una passione e non un lavoro. Non è nato con altri scopi che non saprei immaginare, ma mettiamo anche scopi di ego, di avere un canale con molti iscritti, perché altrimenti, ragazzi, non avrei fatto un canale in italiano, avrei fatto un canale in inglese, visto che non per vantarmi, onestamente, avendo vissuto e lavorato per molti anni all'estero, l'inglese lo mastico bene, e quindi avrei potuto fare un canale in lingua inglese e sicuramente mirare a un bacino di utenza più ampio. Invece no, ho voluto rivolgermi al mercato italiano, perché mercato è una brutta parola, va un po' in contrasto con quello che ho detto, forse è il mio subconscio che parla, no? Ho deciso di rivolgermi al palcoscenico italiano, perché è quello a cui sono più legato, e ringrazio di aver fatto questa scelta, perché mi ha portato a conoscere molte molte persone anche dal vivo, che poi nel tempo sono diventati dei veri e propri amici che quelli più stretti, quelli, diciamo, i fratelli principali di questo progetto di AstroPills, che colgo l'occasione per salutare, che sono rigorosamente in ordine casuale, penso in ordine casuale per non fare preferenze: Nicola, Tommaso, Andrea, Alessandro, Veronica, che tra l'altro per Natale mi hanno fatto una bellissima sorpresa, ve l'avevo fatta vedere in un post sulla pagina Facebook, ma mi hanno regalato questo buono per AstroShop, che è il mio negozio di fiducia. Non sto facendo una marchetta AstroShop, ma è veramente così, e se mi avete seguito sapete che compro tutto lì, perché ho cominciato a comprare da loro e mi sono trovato sempre molto bene. E quindi ecco, cioè, per me quando ho ricevuto questo con un bellissimo biglietto di auguri che ho postato sulla pagina Facebook, questo mi ha dato davvero, non so, mi ha messo la pelle d'oca, e allo stesso tempo mi ha fatto capire che davvero ho costruito qualcosa di importante in questi 2 anni, e tutto questo lo devo anche a loro, che mi hanno sempre supportato e mi sono stati sempre vicini nei momenti più difficili. Insomma, ragazzi, per questo 2022 ci sono dei progetti in ballo. Voglio continuare a portare contenuti su questo canale, ma non contenuti per forza. Quindi, se dovesse esserci una settimana nella quale non ho niente da dire, non dirò niente, non farò un video per forza, giusto perché devo andare a riempire quello slot. E non preoccupatevi, non prendetevi male se sarà così, perché miro alla qualità e non alla quantità, come ho sempre fatto. Infine, per non lasciarvi a bocca asciutta, ovviamente in descrizione vi ho lasciato un piccolo regalino per l'anno nuovo, che sono diversi set di icone di processi di PixInsight che riguardano il workflow sia per monocromatiche che per il colore. È il workflow che seguo io, quindi li troverete, diciamo, tutti in ordine. Lascerò anche un file readme di testo dove spiego alcuni dettagli su come deve essere utilizzato, e pertanto se utilizzate PixInsight vi consiglio di andarli a scaricare dal link in basso. Si trovano sulla pagina di AstroPills del blog, sotto download e risorse. Quindi, ragazzi, che dire, un video senza né un inizio né una chiusura, come solito i miei video, è più un video di saluto e di presentazione per questo 2022.
e vi ringrazio per tutti, per tutto quello che avete fatto finora, per esserci stati finora, e ringrazio tutti quelli che ci saranno anche in questo 2022. Io, ragazzi, per la puntata di oggi, questa puntata del 2022, mi fermerei qui e guardo il cielo, che non mi sembra assolutamente sereno, quindi mi auguro che da voi, come sempre, ci siano dei cieli sereni, e vi auguro una buona serata e, per l'appunto, cieli sereni, e ciao!